La perdurante siccità che interessa la nostra regione e in genere tutta l'Italia ha forse le ore contate grazie al progressivo indebolimento dell'anticiclone nordafricano che da stasera permetterà le prime intrusioni fredde legate ad una corrente gelida proveniente dalle latitudini artiche che però avrà come obiettivo le regioni orientali europee. Sulla nostra regione avremo cielo poco parzialmente nuvoloso, ma il lento calo della pressione favorirà un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio e dalle zone più settentrionali. Non sono da escludere locali piovaschi sulla fascia centro-settentrionale del Potentino, soprattutto verso le ore serali. Le temperature saranno in generale calo, in maggiore misura nei valori massimi, soprattutto nelle zone appenniniche del Potentino, Potenza 0 le minime, 8 le massime, Matera 2 le minime, 10 le massime. I venti saranno deboli e proverranno in prevalenza dai quadranti settentrionali e saranno in intensificazione dalla sera. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, saranno quasi calmi, tendenti a poco mossi. Previsioni per domani: la parte meno intensa del flusso gelido diretto sull'Europa dell'Est interesserà in qualche modo anche la nostra regione, facendo diminuire ulteriormente le temperature che si riporteranno nelle medie del periodo. La nuvolosità tuttavia sarà poco produttiva ed eventuali fenomeni avranno carattere temporaneo e di scarsa consistenza.